Signor Sindaco, è tempo i bilanci di fine mandato. Come ha vissuto questi 5 anni, segnati in particolare all'inizio, dopo appena 6 mesi, da quella terribile pandemia? Ma certamente diciamo che quei mesi drammatici tutti noi ce li saremmo voluti evitare, però forse averli vissuti all'inizio di mandato, quindi quando eravamo proprio nella fase di assestamento, di organizzazione, di rinnovamento della macchina amministrativa comunale, perché questo è stato il primo impatto che abbiamo avuto con l'amministrazione. Io, che ero già stato sindaco, mi sono trovato davvero, lo dico e lo ripeto senza nessun problema, un vero disastro da un punto di vista sia di personale sia di mezzi della macchina. Quindi abbiamo iniziato da subito a lavorare, a rafforzare la macchina, e questo ci ha consentito di poter affrontare tutto quello che il Covid ha determinato con una macchina che era nuova. Nuovi dirigenti, nuovo entusiasmo, nuovo personale, nuovi mezzi. Basti pensare che da un punto di vista dell'informatizzazione il Comune era fermo agli investimenti fatti da me nel primo mandato nel 2003. Noi in pochi mesi, senza sapere quello che avremmo vissuto subito dopo, abbiamo investito i primi milioni in informatizzazione, e questo ci ha consentito ad esempio di poter far funzionare la macchina comunale in quella che si chiama smart working, cioè di poter avere l'80% dei dipendenti che lavoravano da casa, perché avevamo costruito la rete che altrimenti sarebbe fermato tutto. Quindi è indubbio che se penso a quei mesi, penso soprattutto a quelle famiglie che hanno perso dei loro cari senza nemmeno poterli salutare. Penso alla paura, penso al terrore, penso alle lacrime, mi ricordo degli infermieri e dei medici e delle infermiere quando passavamo con l'arcivescovo per salutarli davanti alle cliniche. Penso davvero alla tragedia che ogni giorno ci veniva trasmessa dai cittadini, dal suono delle ambulanze. Però credo che sia servito a questa città, che in qualche maniera è una città che ha sempre avuto un senso notevole di solidarietà. Da noi il volontariato in città è un volontariato estremamente diffuso, estremamente capace, estremamente capillare. Però siamo anche una città che si vanta di essere in picababu, cioè una città che difficilmente riesce a dare senso compiuto a se stessa. Ebbene, in quei drammatici mesi ho visto la parte migliore della città di Sassari e credo che ci sia servita a tutti per maturare. Certo, abbiamo anche avuto degli apici, consentitemi di dire, di imbecillità, ma come si sa, non tutte le ciambelle escono col buco, qualcuno meno capace esiste ed esisterà sempre, la mamma degli imbecilli, come si dice sempre, è sempre incinta. Io dissi allora che però stava iniziando a partorire troppi gemelli insieme. Però detto questo, credo che invece la parte migliore della città, la stragrande maggioranza della città, si sia data una mano anche nell'affrontare quei drammatici mesi. Il Teatro Comunale ha tracciato un quadro di quanto fatto dal 2019 ad oggi, ben 154 milioni di euro tra nuovi investimenti e manutenzioni. Quali sono stati i momenti più importanti? Intanto vi invito a valutare una cosa. Noi abbiamo presentato il bilancio di fine mandato e ho voluto che a presentarlo, settore per settore, fossero gli assessori, citando i dirigenti e richiamando tutti quei funzionari, operativi, tecnici, amministrativi, che in questi 5 anni ci hanno consentito di raggiungere questi risultati davvero da Guinness dei primati, almeno per quanto riguarda la nostra città, visto che ci sono stati negati dalla politica regionale i finanziamenti da città metropolitana. Quello che ci è costato di più in questi 5 anni è stato trovare appunto finanziamenti, partecipare a dei bandi, perché non si vincevano al totocalcio i soldi, bisognava partecipare a dei bandi con dei progetti, e questi progetti devono essere talmente credibili da poter superare i progetti di altre città. E se siamo la città media che ha avuto il più alto tasso di finanziamenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è perché abbiamo presentato degli ottimi progetti. Ma questi progetti li può come dire, ideare la politica, il sindaco e gli assessori, ma poi sulla carta la deve mettere la macchina tecnica e la macchina amministrativa, li devono mettere nei tempi giusti,
E siamo stati così bravi, e sono stati così bravi, da essere anche la città che ha avuto il maggior numero di finanziamenti in premialità, cioè in progetti portati a gara e affidati entro la scadenza del 31 dicembre 2023. Tutto questo ci ha portato a quella fantastica cifra di 153 milioni di investimenti e di manutenzioni in città, che hanno coperto buchi storici, che hanno coperto buche sulle strade, anche se ne rimangono ancora tante, e che comunque sono il frutto, ed è questo che appunto ribadisco, così come ho iniziato con questa prima risposta, e che sono il frutto di un'azione corale. Ricordo, perché è giusto farlo, che quando mi sono insediato ho trovato che mancavano 4 dirigenti su 14, ne abbiamo assunto 7 nuovi. La macchina si è rinnovata totalmente, diciamo, si è rinnovata per un 50%, ci sono energie nuove, ci sono state 206 assunzioni all'interno della macchina amministrativa e tecnica. In qualche maniera ci siamo rimessi al passo, e quei 153 milioni di investimenti e manutenzioni sono il frutto di quel lavoro di gruppo, di una macchina amministrativa e tecnica che ha ripreso davvero a funzionare. È stato risanato il bilancio, si partiva da 25 milioni di disavanzo ereditato dalla giunta precedente. Una buona gestione della cosa pubblica si evidenzia in particolare, come anche in tutte le famiglie, sulla gestione dei soldi, sulla gestione delle finanze. E allora noi abbiamo trovato un disavanzo che di 25 milioni di euro, che prevedeva di un ammortamento di questo disavanzo sino al 2045. Questo significava che ogni risparmio, anziché poter essere reinvestito, doveva essere messo da parte appunto per coprire questo disavanzo. Il lavoro che è stato fatto in particolare dall'assessore Sardara, Carlo Sardara, che è un commercialista assolutamente un professionista di altissimo livello, e dalla macchina che si è immediatamente adeguata al nuovo approccio, ci ha portato non solo ad azzerare il disavanzo in 3 anni, ma quindi a poter avere un avanzo, quindi un utile, la possibilità di risorse nuove, libere, fresche, da poter investire sia in termini di opere, sia anche in termini, appunto, come abbiamo detto, di assunzioni. In qualche maniera gli interventi sulla finanza hanno avuto una ricaduta essenziale su quella che è stata tutta il lavoro svolto in questi 5 anni, che si è concretizzato soprattutto, come abbiamo detto, negli ultimi 2, negli ultimi 3, in cui abbiamo potuto programmare i finanziamenti ricevuti e poter far partire i cantieri. E credo che anche questo sia un qualcosa di cui dobbiamo rendere conto, non solo al sindaco, non solo alla giunta, ma soprattutto, consentitemi, soprattutto alla macchina tecnica e amministrativa del comune. Parliamo del centro storico. Cosa si può fare realmente per poterlo restituire ai sassaresi? Ma il centro storico è davvero un problema. Io ho lasciato 20 anni fa un centro storico che aveva una dotazione di 28 milioni di interventi sulle strade, sulle piazze, ricordo le piazze principali, Piazza Duomo, Piazza Santa Caterina, Piazza Tola, Piazza Zuni e vie importanti che sono state rifatte 20 anni fa e completate durante il mandato successivo al mio. Dopodiché c'è stato davvero un abbandono, non è una battuta, ma l'unico intervento che si è visto in 15 anni nel centro storico è stata una tartaruga disegnata sul Turritania. Nel mentre il centro storico è stato sempre più abbandonato, sempre più spopolato, ma purtroppo popolato da abitanti in gran parte assolutamente persone oneste, ma con una percentuale purtroppo sempre più alta con l'andare degli anni di vera e propria delinquenza. Delinquenza che, non lo dico io, ma lo dicono le cronache giudiziarie, delinquenza che si avvicina alla delinquenza organizzata. E allora cosa fare? Una volta che voi sono scappati è davvero difficilissimo intervenire. Abbiamo fatto degli studi, ci siamo confrontati, abbiamo cercato, come ho detto, finanziamenti, perché senza soldi non si canta messa, e se allora io mi vantavo e mi sono vantato sino a oggi di essere il sindaco che allora investì sul centro storico 28 milioni di euro e pensavo di avere un record,
Oggi, in questo mandato, dopo 5 anni, posso dire che abbiamo raggiunto i 35 milioni di euro, quindi 28 prima e 35 adesso. E con questi 35 milioni che stiamo investendo, ed escludo tutti quelli che erano finanziamenti precedenti, parlo di nuovi finanziamenti, abbiamo puntato non solo al rifacimento delle strade, e i cantieri si stanno per aprire, ma soprattutto a ripopolare il centro storico. Ecco perché uno degli interventi più importanti, che si estrinseca in maniera esemplificativa con il recupero dell'Hotel Turritania, che diventerà una palazzina dove ci saranno delle famiglie che abiteranno quella struttura, quel cubone, così come lo chiamano, che è stato solo sinora un obbrobrio e un ostacolo anche proprio all'aspetto del nostro centro, perché era il simbolo dell'abbandono, assieme all'altro simbolo, che era l'ex centrale elettrica o ex gasometro, ognuno la chiama come crede in base alle funzioni che ha avuto nel tempo, su cui noi abbiamo concentrato tutto quello che invece chi ci aveva preceduto immaginava di realizzare con una nuova palazzina da realizzare in via 25 aprile. Tutto quello che servirà al centro intermodale come biglietteria, come ristorazione, come bar, come biblioteca, come palestra, insomma come centro di aggregazione che deve stare all'interno di un centro servizi per un centro intermodale, si farà all'interno dell'ex gasometro, che ora era solo il paradiso dei tossici e degli spacciatori. Quindi gli investimenti che abbiamo fatto, li abbiamo fatti in un'ottica di recuperare e riabitare. È chiaro che non possiamo, non ho il potere di un sindaco né di arrestare, né di cacciare, né di dare fogli di via. Il sindaco può solo cercare di rendere migliore quel complesso di strade e di palazzine. Noi stiamo ristrutturando le palazzine di proprietà comunale. Su quelle dei privati è indubbio che non possiamo fare molto, perché non ci saranno mai nemmeno i soldi per poterle acquistare e poterle ristrutturare, né nessuno ce lo farà mai fare, chiaramente. Però già intervenire sul patrimonio pubblico, e credo che sia un esempio, è fondamentale per far capire che sul centro storico si può ancora investire. Io assieme agli interventi che ho appena citato, la rimodulazione degli interventi precedenti, uno per tutti, quello del gasometro l'ho già detto, il mercato. Ecco, io ho trovato dei finanziamenti della passata amministrazione che prevedevano in quell'area la realizzazione di un non ben definito centro del gusto e dei mestieri. E il mercato sarebbe rimasto quella triste, possiamo definirla così, triste e poco accogliente struttura che è adesso, con gli operatori che via via diminuiscono, perché indubbiamente l'accoglienza di quello che è l'attuale mercato civico è veramente scarsissima. Bene, noi abbiamo chiamato i progettisti, gli abbiamo detto: questo progetto di centro del gusto non ci interessa, vogliamo un nuovo mercato civico, e lo vogliamo esattamente dove l'hanno conosciuto i nostri nonni e i nostri bisnonni. Questi bravissimi progettisti l'hanno fatto, è in realizzazione, e tra, credo, meno di un anno e mezzo noi potremo spostare tutti gli operatori che ancora soffrono in quella parte bassa di quello che si chiama nuovo mercato, che solo dopo 12 anni è già da buttare, nel mercato civico storico che la città ha conosciuto. E anche questo credo che sia un altro dei tasselli fondamentali per far ridare fiducia a chi vuole vivere nel nostro centro storico.